Poi la carta d'identità non mente, è stato il mio vescovo di adolescenza. Io non posso ricordare altri vescovi perché ero troppo piccolo quando insomma c'erano gli altri vescovi. Per cui insomma sicuramente una forte gratitudine a Monsignor Ruppi, che ci ha assicurato che non andrà via del tutto, perché lui andrà ad Alberobello e insomma lui nella sua città natale e ci ha assicurato che non ci lascerà. Tra l'altro una cosa curiosa che vi voglio raccontare è che nonostante Monsignor Ruppi sia ormai un vescovo che va in televisione, che scrive sui giornali, che partecipa su internet, non è molto avvezzo ai telefonini. I giovani gli hanno regalato un telefonino per stare sempre in contatto con lui, gli hanno memorizzato i numeri dei giovani e gli hanno memorizzato le immagini di Lecce. Lui ha detto: non c'è bisogno perché voi siete tutti nel mio cuore. E insomma, ci crediamo, questa è una chicca che insomma vi regalo di qualche giorno fa. Voglio aggiungere, visto che abbiamo parlato di quello che sarà il futuro di Monsignor Ruppi in termini logistici, perché il fatto che avrebbe ripreso con più vigore la penna in mano lo avevamo già letto, l'amore che lui ha sempre portato per il suo paese di origine, Alberobello, lo ha portato anche a includere nel suo stemma episcopale i trulli, che sono il simbolo di questo paesino in provincia di Bari, che ormai sono diventati patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO. Certo, è storia di oggi. Tra l'altro oggi abbiamo avuto anche, questa è cronaca, la visita del direttore del settore per i beni dell'UNESCO. E lui era molto attaccato ovviamente alla sua terra natale, ad Alberobello. Ne ha sempre parlato molto e ha sempre parlato soprattutto della sua infanzia e ha sempre parlato della sua giovinezza, dicendo a noi giovani che in realtà, pur essendo lui stato un fortunato perché ha studiato, perché all'epoca insomma ci raccontava tutta la sua storia, ci raccontava sempre la sua vita e il suo vissuto quasi come monito. Ecco, vediamo Monsignor D'Ambrosio. E abbiamo visto poc'anzi che ha indossato il pallio, quel pallio che poco fa abbiamo visto essergli stato consegnato da Papa Benedetto XVI il 29 giugno scorso. Nelle sue mani il pastorale è il pastorale storico a parte di Sant'Oronzo. Ah, cioè quello che... Sì, quello che è conservato nel nostro museo diocesano e che quindi... Tenuto splendidamente, perché l'argento è lucidissimo. Sì, tenuto splendidamente ed è insomma questo... Lui lo ha chiesto, queste sono sempre indiscrezioni, lui lo ha chiesto nel suo primo incontro a Lecce, proprio come segno di continuità, insomma, e quindi tutti questi segnali, dal Sant'Oronzo che vediamo sul palco, fino anche a questo segnale, insomma, dall'idea di una grande storia, come l'ha definita lui, della Chiesa di Lecce. E ormai diciamo che manca pochissimo all'inizio della celebrazione, ormai anche l'arcivescovo, indossati i paramenti e impugnato il pastorale, si avvia verso il palco, verso il luogo dove è stata allestita la mensa, verso questa sterminata folla di fedeli che ormai lo attende nuovamente, non più appunto vestito dei paramenti episcopali, bensì della casula, della mitria, del pallio per l'inizio di questa celebrazione. Ecco Stefano, c'è un altro momento significativo. Sì. Prego Salvatore. Sì, in questo momento Monsignor Domenico D'Ambrosio è veramente il vescovo non più eletto di Lecce, ma è l'arcivescovo metropolita di Lecce, perché ha preso possesso della cattedra del vescovo. Per cui questo momento solenne, vediamo il saluto. Ascoltiamo dunque il decano dei capitolari. Signore,
In cui i sacerdoti dell'arcidiocesi di Lecce manifesteranno la loro obbedienza e il loro filiale ossequio nei confronti del nuovo arcivescovo, continuiamo a parlare di quella che è stata un po' l'esperienza di Monsignor Ruppi in questo luogo e diciamo un'esperienza che, come abbiamo detto, continuerà anche se in forma diversa. In questo momento abbiamo visto il decano e con l'abbraccio con Monsignor Franco Lupo, fine poeta salentino, autore di meravigliosi versi, che ha salutato l'arcivescovo metropolita di Lecce. Ormai è così, perché ha preso possesso con questo rito della cattedra del vescovo. Abbiamo visto anche tutto il capitolo, tutti i vicari, il collegio episcopale, insomma tutti presenti in questo momento, insomma, che non è soltanto un momento burocratico del diritto canonico, perché così si deve fare, ma vuole anche simboleggiare, insomma, la sostanza del gesto. E credo che dopo questo momento adesso ci sia il saluto di... Adesso questo è il saluto dei vicari, sono i vicari episcopali. Ecco, qui vediamo Monsignor Mannarini, che è il vicario generale emerito. Gli è succeduto Monsignor Fernando Filograna, che è l'attuale vicario generale, e anche Monsignor Mannarini ha fatto, diciamo, la storia dell'arcidiocesi di Lecce come vicario generale per anni. E quindi qui invece vediamo l'ultimo sacerdote ordinato, Don Tony Bergamo, che è anche un collaboratore della pastorale giovanile, ovviamente. Che quindi, la sua età. Non solo la sua età, ma anche la sua grande vitalità. Quindi, insomma, abbiamo visto anche il saluto dell'ultimo sacerdote ordinato. Stefano, ricordiamo che tra i concelebranti c'è anche una rappresentanza di frati della religiosa provincia di Sant'Angelo e Padre Pio, fra Aldo Broccato, ministro provinciale, fra Matteo Lecce, segretario provinciale, fra Francesco Colacelli, presidente di Teleradio Padre Pio, e fra Francesco Di Leo, rettore della chiesa di San Pio. Sì, possiamo dire che in questi 6 anni si è instaurato un legame profondo, fatto non soltanto di rapporto interpersonale, di condivisione di linee pastorali, ma anche di un rapporto creatosi sulla base del lavorare insieme, fianco a fianco, in quegli eventi di cui abbiamo parlato prima, che hanno caratterizzato eventi importantissimi, la storia di questi 6 anni di San Giovanni Rotondo e dell'arcidiocesi di Manfredonia e Vieste San Giovanni Rotondo. Da cronista posso testimoniare anche, diciamo, il calore che abbiamo visto in questi incontri precedenti. C'erano moltissimi rappresentanti della diocesi di Manfredonia e Vieste San Giovanni Rotondo, una rappresentanza anche con lo striscione della Casa Sollievo della Sofferenza, e il vescovo li ha visti, li ha riconosciuti, ha letto lo striscione e non è riuscito a nascondere la sua commozione. Poi a un certo punto si è ricordato di essere vescovo, insomma, ha ripreso insomma il suo habitus. Però, insomma, ha voluto salutare in modo particolare i suoi amici, così come li ha definiti, e i suoi amici lo hanno salutato in maniera festosa. Ecco, questo momento, anche con altre parrocchie presenti, in particolare nella villa comunale, con i ragazzi, e questa accoglienza, questi abbracci. Ho visto molti giovani della diocesi di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, abbracciare il vescovo. Non è un gesto, come dire, usuale, di solito i giovani non si approcciano così, invece con lui è tutto diverso.
Sì, non c'è soltanto questo discorso dell'usualità o del protocollo in quel gesto, non era tanto il protocollo quanto proprio l'affetto che ho potuto vedere, potuto constatare con gli occhi del cronista nel vedere questi giovani che quasi piangevano perché perdevano il loro vescovo. E difatti Giulio, anche durante l'incontro pomeridiano del Santo Padre nella chiesa di San Pio da Pietrelcina con i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i giovani, c'è stata una sorta di ovazione quando ha parlato Monsignor D'Ambrosio, quando ha praticamente ribadito la sua obbedienza al Santo Padre nel prossimo impegno che avrebbe svolto qui a Lecce. Ovviamente i giovani erano i più numerosi e anche quelli che facevano più rumore, ma probabilmente insieme a loro anche altre voci si sono levate in questo coro di entusiasmo nei suoi confronti. Secondo te perché Monsignor D'Ambrosio conquista così tanto i giovani? Il Santo Padre ha commentato. Ah, questa è una novità, è una primizia. Questo l'ho confidato a Monsignor D'Ambrosio. Vedo che i giovani le vogliono bene. Beh, io penso che il segreto di Monsignor D'Ambrosio è che lui vuole bene i giovani ed è un amore che viene ricambiato. E quell'entusiasmo, quella festa, diciamo quell'ovazione, siamo da stadio, il Santo Padre l'ha percepita in tutta la sua portata. Non è soltanto un gesto di, diciamo, di affetto formale o perché c'è il Papa, ma è un segno particolare. Vogliamo bene al nostro arcivescovo. Ci dispiace che va via, però lo vogliamo bene e continueremo a volerlo bene. E la presenza oggi di tanti giovani di San Giovanni Rotondo ha significato questo. Noi ti restiamo amici, vai lì dove il Signore vuole che tu prosegua la tua missione, però gli amici ti resteranno nel cuore. E lui ha parlato qualche giorno fa di una cicatrice che comunque porta nel cuore, e le cicatrici non si possono cancellare. Ovviamente la sua terra, i suoi profumi, i suoi colori rimarranno per sempre, come abbiamo detto di Monsignor Ruppi, la sua Albero Bello, ovviamente la Peschici di Monsignor D'Ambrosio rimarrà sempre nel suo cuore e certamente appena potrà tornerà perlomeno per rivedere quei colori, per riassaporare quegli odori. Beh, noi l'aspettiamo sempre, tra l'altro, come dire, lui è sempre casa sua, il Gargano, Peschici, San Giovanni Rotondo, Manfredonia, però sappiamo e stiamo vedendo che veramente il Signore disegna per lui un progetto che qui a Lecce, in certo senso, concretizza, come se la sua maturità, cioè l'esperienza di tanti anni di pastore, prima della parrocchia, poi della diocesi, dei gruppi di preghiera, Padre Pio del Mondo, una struttura sanitaria che comunque ha bisogno di una guida, alla fine dopo averlo maturato sotto varie sfaccettature lo porta a Lecce quasi a sintetizzare quello che è il suo ministero adesso di pastore, di arcivescovo. E ora con il canto Chiesa di Dio, Popolo in Festa è cominciata la celebrazione eucaristica e quindi noi ritiriamo la nostra voce per dare posto al canto e alla celebrazione.